Ciao a tutti, benvenuti in questo quarto episodio del makeover di un aereo da completamente analogico a completamente digitale. Siamo arrivati ai test, siamo arrivati ai collaudi. E anzi, prima, l'ultima cosa che rimane da fare è calibrare il serbatoio. Quindi l'aereo intanto deve uscire. E andiamo verso la pompa di benzina. Spellicolata anche l'elica in vista dei test motore. Oggi lo vediamo muoversi. Ora il trucco è mettere 5 litri alla volta e dirgli al serbatoio tutti i punti. 5 litri alla volta, da zero fino a pieno. Allora, questi sono i suoi 0 litri e questo lo salviamo. Adesso alfiere, carica 5 litri nel serbatoio. La tensione qua del sensore resistivo dovrebbe aumentare. E 5 precisi. Ora aspettiamo un attimo che si stabilizzi. 5 litri a posto. E 1, ora andiamo per i 10. E via così. Ah, tra l'altro, man mano che procediamo con i punti me li plotta anche su un grafico, così vediamo se ce n'è qualcuno un po' fuori, vediamo se stiamo procedendo in maniera lineare. Cosa che non deve essere per forza così, nel senso, non necessariamente il sensore procede in maniera lineare, dipende dalla forma del serbatoio, da che tipo di sensore è. E voilà, 63 litri il pieno. Vai. Momento dell'accensione. Pressione della benzina deve salire, anche perché chiaramente dopo aver smontato tutti i tubi e tutte le cose, di benzina nei tubi non ce n'era. Questo è il risultato di settimane di lavoro. Test delle cuffie e capire se ci sono disturbi in radio, se si sente bene anche con il motore acceso, perché cambia molto, c'è l'alternatore che va, quindi disturbi elettromagnetici in più sull'impianto elettrico, sui fili, sulle cose varie. Insomma, va testato e poi si torna in hangar per finire di montarlo. E la giornata piovosa, non collaudativa, si conclude così con l'aereo che comincia a recuperare le sue tappezzerie. È stato rimesso, anche lui appoggiato il cofano. È tutto così pronto. No, mancano i sedili effettivamente. Ma soprattutto sedili a parte. Adesso salendo master, batteria di backup, che dovrebbe mandare solo il G3X. Opla, continua. Giusto qualche secondo che la piattaforma inerziale si allinei. Ci sono gli archi delle velocità, ci sono gli strumenti motore, le cose varie. Questo infatti sarebbe il momento per accendere l'elica. E poi una volta acceso si può tirare sulle avioniche, chiaramente, perché non c'è più l'alternatore che dà la botta alle cose varie. Parte lui, parte la bussola sul retro, parte la radio. Il transponder, accendendolo, si parla con lui, infatti sono entrambi 7000, entrambi standby. Posso settare i codici da qua, dall'interfaccia, dal touch. Si può cambiare le frequenze della radio dal touch, le avete viste scambiarsi là sopra. E poi vabbè, tutto il resto di interruttori. Questo è il nuovo pannello, questo è il risultato. Non manca che provarlo. Opla, scendiamo a bordo di questo nuovo cockpit. Nel frattempo si è aggiunto anche l'iPad qua. Molto bene! Allora, complimenti per tutti i lavori. Funziona l'audio? Oh yes! Allora ragazzi, abbiamo già messo in moto perché si moriva di caldo e almeno l'elica raffresca un po'. Allora, oggi abbiamo una bella density altitude di 2300 piedi. Farei fly plan con add waypoint, poi add waypoint, facciamo Tongolo Scarpapa e poi facciamo Castelnuovo Bosco. Il nostro piano per waypoint che l'autopilota saprà seguire. Allora, nel frattempo stiamo scaldando, abbiamo una controllata, abbiamo l'olio ancora un po' freddo, abbiamo però tutte le temperature in pari, benzina abbiamo 60 litri, qui siamo a posto, benzina, quel pompo, ok, tutto a posto. Allora io direi che adesso, se siamo con l'olio a 55 gradi, possiamo fare la prova motore, quindi lo mettiamo a 4000 giri. Ovviamente ragazzi, questo qua non è il primo volo dell'aereo, perché non sarebbe stato sicuro. Il primo volo l'ha fatto con un collaudatore, l'ha fatto con chi di dovere per fare tutte le cose in sicurezza. Ok, adesso facciamo il setup dell'aereo per il decollo, freni premuti, il rubinetto della benzina è aperto, livello benzina stiamo a 60 litri, siamo a posto. Aria calda, carburatori off, interruttori circuiti on, breakers, okay, sì, tutti, dentro. Tutti dentro. Allora, altimetro regolato, strumenti radio GPS, siamo tutti a posto. Pure di sicurezza sono attaccate. Yes. Canopy chiuso. Canopy chiuso, anche la fine di sicurezza è qua. Fuel pump on, finale pista libero. Allora, noi decolliamo dalla 1.5, velocità di rotazione saremo intorno ai 75 km all'ora. Oggi sarà un pochino più lunga perché c'è una densità di altitudine veramente elevata. Saliamo ai 110 km all'ora, 110, 120, vediamo un attimino come la ratio di salita. Come abbiamo un buon ratio di salita, via il flap e liberiamo l'area verso est.
abbiamo un problema in pista, ci fermiamo in pista. Abbiamo un paracadute balistico, dovessimo avere un cedimento strutturale, qualsiasi cosa che non ci permette di poter fare un atterraggio di emergenza. Tu sei un pilota esattamente come me, quindi le velocità caratteristiche di questo aereo sono 110 la velocità di massima efficienza. I comandi sono doppi in tutto e per tutto, questo è il gas, si va a vite e poi si può anche comandare con pistolino qui davanti e basta. Diciamo che siamo tutto a posto per poter decollare. Transponder standby 7000, mettiamo la frequenza di qua 130 e poi dopo mettiamo come secondaria 129.275, che è quella di Torino avvicinamento, se dobbiamo fare qualcosa di particolare. 129.275 lo vediamo anche qua, vedi? Cioè abbiamo la standby 129.275 e 130. La figata di questo affare qui che è tutto assolutamente tutto connesso, connesso, interconnesso, quindi io adesso per comodità ho fatto così, ma potevo fare, vedi, facendo così tac 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 posso... sì, e già ti dice il nome della frequenza che stai mettendo, ti dà l'approccio esattamente, sì. E barra o se ti avvicini a uno spazio aereo già ti suggerisce di impostare la frequenza che lui sa automaticamente, ti imposta. Bellissimo. Sì, è una cosa molto utile. Qui abbiamo la nostra strumentazione di backup, è perfettamente uguale, addirittura il pilota automatico può funzionare se ho una failure qua, può funzionare con questa cosa qui, quindi non c'è nessun tipo di problema, stiamo esagerando. Proprio... Alfiere è il pilota VDS più PPL che io conosca. Comunque io direi che se tu sei a posto andremo a decollare. A postissimo. Castelnuovo, India Delta 844, punto atteso 5, pronto per la partenza. Castelnuovo, India Delta 844, punto atteso 5, si allinea e decolla immediato. Allora, ultimo controllo finale delle prestazioni del motore, che sia tutto a posto, poi diamo 4000 giri per non partire da fermo. E poi tutto gas dentro. E vola tranquillamente, ragazzi. Che roba, è un orologio. Allora, liberiamo il flap, diamo un po' di trim a scendere, gli diamo un po' di velocità, così saliamo meglio, patiamo meno le botte. Oggi è un buon giorno per provare il pilota automatico, secondo me. Ok, siamo a una buonissima velocità, saliamo ai 130-140 all'ora, a 1100 piedi al minuto, direi ottimo. Ricordiamo che abbiamo messo le mani anche al cavo dell'acceleratore, al cavo dell'aria, quindi comunque il motore non era così scontato che... Allora, adesso ci riportiamo, cielo campo 2000 piedi, così almeno facciamo un check di tutto l'aereo, poi dopo possiamo muoverci e siamo tranquilli, siamo su cielo campo, yes. Dovesse succedere qualcosa, almeno siamo pronti a ritornare alla base. Poi tieni gli strumenti motore per tutto il volo aperti, no, così? No, solo fino a cielo campo. Okay. A cielo campo levo la pompa della benzina quando livello, vedi siamo a 2000 piedi. Ah certo. E adesso faccio la chiamata classica, levando la pompa della benzina. Per landing. E landing, bravissimo. Castelnuovo, India Delta 844, cielo campo 2100 piedi, lascia verso ovest, riporterà rientrando tra una ventina di minuti circa. Quindi io direi che possiamo levare il motore, abbiamo il nostro fly plan. Ah, ti passa giusto sul lato destro, come tutti i Garmin. Vedi che qui mi dice che la nostra destinazione praticamente è dietro di noi, la prima, che è la superficie del falco. Quindi adesso io faccio, ho liberato la zona, mi faccio una viratina sulla destra, poi dopo mi accendo, mi faccio un check di tutto quanto e attacchiamo il pilota automatico. Eh sì, che poi già in realtà il saprebbe girare, cioè già attaccandolo adesso lui comunque saprebbe portarsi in rotta. Se non gli fai dei casini è sempre meglio questi piloti automatici. Chiaro. Allora adesso ci facciamo una bella bancatina così. Oh! Che figata, oh. Ok, diciamo che in questo momento qua siamo quasi pronti per attaccare il nostro pilota automatico. Allora io direi di fare un heading, fly director, è venuto fuori fly director, heading, l'altitudine la mettiamo a 2400 piedi per essere tranquilli. Ah, c'è il coso azzurro che ti seleziona. Sì, esatto, e proviamo a vedere con l'autopilot cosa succede. Voilà! E la magia succede, avviene. Guarda, adesso guida lui. Sì, 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 guardala come sterza, come vira, no, cioè, no, sterza. Vabbè, dai, va di là. Top! Comunque, tutto verde, già la cosa mi piace molto. Purtroppo sto sentendo che c'è un problema, che è quello che pensavo che avessimo risolto, invece non abbiamo risolto. Quello della radio? Quello della radio. Senti che si sente. Questo rumore. C'è l'autopilot inserito e fa questo rumore qua. Poi non dà fastidio, cioè è basso, però non copre le comunicazioni, non è un problema la sicurezza, diciamo. No, però la sicurezza no, però non... Però rompe le balle. Rompe le balle, non è a posto. Ah, ti fai i rettangoloni in cui passare, tipo Flight Simulator. Esattamente, questo qui è il nostro corridoio, no? Sì, sì, sì. E invece quel pallino verde è dove stiamo andando. Ah, ok, il prossimo waypoint. Esattamente. Facciamo un controllino del motore. Allora abbiamo CHT perfetto, EGT
fantastico. Benzina, abbiamo 61 litri ancora adesso. Pressione della benzina perfetto, volmetto perfetto. Ah, guarda che vira! Ragazzi, direi che con l'aereo che vira da solo per riportarci a casa, successone questa conversione. Fatemi sapere se vi possono interessare altre serie in cui si mette mano agli aerei. Si cambiano cose, chiaramente con aerei diversi, chiaramente facendo cose diverse. Guarda che bello, 30 km orari di vento esattamente al traverso. E lui va dritto. No, che poi guardi, se guardi siamo molto storti rispetto alla rotta. Eh sì, perché il vento arriva e ci muove la coda, no? Sì, ci scarroccia, però giù già lui sa l'angolo di correzione. Ok, adesso levo autopilot e me lo piloto io per l'atterraggio. Castelnuovo, l'India Delta 844 su bottigliera in 3-8 vento sinistro 3-3, riporterà in base. Castelnuovo, India Delta 844, vira in base sinistra 3-3. Castelnuovo, l'India Delta 844, vira in finale 3-3. Castelnuovo, l'India Delta 844 ha liberato in questo momento adesso.